Astri in viaggio, lo zodiaco in viaggio, ovvero i viaggi per ogni segno. Sì, perché è indiscutibile che quando viaggiamo ci rendiamo conto che alcune destinazioni a pelle, diciamo a pelle, sono meglio per noi di altre e spesso e volentieri riguarda anche il nostro segno zodiacale, ma non solo, anche l'ascendente, anche la luna in cui siamo nati, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal presupposto che io su queste cose sono ignorante, quindi non potevo inaugurare questa nuova serie di video su Viaggio Vero da solo, però prima di presentarti l'ospite, l'esperta che ci accompagnerà in questo viaggio di Astri in Viaggio, oppure in Viaggio con gli Astri, come preferisci chiamarla, questa serie, ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Viaggio Vero se non sei ancora iscritto o iscritta, col pulsante rosso iscriviti qui sotto. Una volta che hai cliccato sul pulsante rosso, clicca anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. E ora mando la sigla, poi ti presento l'ospite. Come dicevo, ignorante come una talpa in queste cose, si direbbe cieco come una talpa, io sono ignorante come una talpa, povera talpa, speriamo che non siano così ignoranti le talpe, magari sono più ignorante io, però sullo zodiaco e sugli astri io ne capisco poco, quindi non potevo che chiamare qualcuno più esperto di me. E chi se non Sara Desprizziwicz, che è qui con noi. Ciao Sara. Troppo buono, ma già devo correggerti su una cosa. Sulla parola esperto, perché io mi definisco una super tirocinante ancora, quindi ce n'è tanto da imparare, ma questo è un argomento vastissimo di cui adesso avremo modo di parlare. Grazie mille per la presentazione e per essere qua tua ospite. Guarda, ho avuto già un attimo di paura perché ho detto una cavolata sulle cose tecniche, in realtà no, sull'esperto credo che sia tu molto più esperta di me. Allora, Sara la conoscete già, Sara è già stata sul canale di Viaggio Vero, è stata ospite in una diretta di Giovedì in Viaggio, il nome del programma me l'ha suggerito lei, è suo, farina del suo sacco, quindi grazie ancora Sara. E abbiamo parlato di libri in quella diretta, magari te la faccio passare qui sopra così magari la vai a rivedere, perché abbiamo dato una marea di idee di libri in quella diretta, che poi in futuro magari ne faremo un'altra. Oggi però parliamo di un argomento diverso, che sono appunto gli astri in viaggio, i segni zodiacali in viaggio. Prima di lasciare la parola a Sara, che farà, ti faccio una sorta di indice, per questa puntata ti farà una presentazione generale e poi ti parlerà di tre segni. Sì, perché andiamo con quattro puntate, almeno quattro puntate, dove in ogni puntata analizziamo le destinazioni perfette, i viaggi perfetti e anche qualcos'altro per tre segni. In questa maniera faremo un bel progetto, secondo me. Faremo una bella serie. Poi ripeto, almeno quattro, perché secondo me saranno anche di più. E potrebbe esserci anche una diretta alla fine. Comunque, adesso vedremo. Quindi, ho fatto una sorta di indice, ora passo la palla a te, così ci fai anche l'introduzione che mi dicevi che va fatta. Grazie mille. Allora, adesso inizio a stordirvi di parole. Iniziamo con... Allora, questa sarà... Allora, io come ho detto sono una super tirocinante, quindi esperta magari un giorno chi lo sa, ma per ora proprio no. L'astrologia è un tema vastissimo che esula dalle cose, dalla zingara col turbante, dagli oroscopi da rotocalco e quant'altro, assolutamente non ha niente a che vedere. È un argomento veramente complesso e che secondo me va... diamogli una possibilità, perché dovete sapere che da quando mi sto appassionando di questo tema... Allora, io sono la classica persona che anche nei videogiochi salta i tutorial e va direttamente a fare le cose. Sempre meglio. Anche esatto, infatti. E poi mi arrabbio perché non riesco a fare, vabbè, questo è un altro discorso. E quindi anche con l'astrologia ho iniziato leggendo di qua, leggendo di là, ci sono anche tanti siti molto completi, interessanti, però ho iniziato subito facendo le ricerche sul campo, quindi anche chiedendo ad amici, parenti, colleghi, ma scusa, tu a che ora sei nato? Perché? Perché ma devo vedere una cosa, il tema Natale. Allora queste sono le cose dove nessuno ci crede se glielo domandi.
ma quando vai sullo specifico, ho visto proprio scene, telefonate, mamma, che ora sono nato? No, perché mi serve saperlo adesso. Quindi è stato proprio, è un argomento che ho visto interessa molto. È molto vero, curioso, secondo me, ha dei riscontri interessanti. Infatti, se ve lo state domandando, sì, ho chiesto anche i dati a Cristiano. E appunto, stavo appunto dicendo, guardate, sono stato anch'io cavia e anch'io ho fatto richiesta a madri varie, cioè a una, perché ne ho una di madri, per l'orario preciso, perché chiaramente nella mia ignoranza non sapevo nemmeno quello. E hai avuto un riscontro sulle tre H in grosso che ti ho detto? Ho avuto assolutamente un riscontro, sì sì, decisamente. Proprio per questa cosa ho anche deciso di portare avanti questa serie, perché sono rimasto abbastanza stupito, ma poi in realtà per tante cose che fa Sara mi ha stupito anche l'anno scorso, ma potremmo parlarne poi anche in altre puntate, in altre serie magari. Allora, per fare un lavoro un po' più completo, allora, cos'è il tema Natale? Intanto è la foto degli astri, dei pianeti al momento esatto della nascita. E questo influenza le nostre vite, il nostro carattere, la nostra personalità. Naturalmente non lasciamo stare il discorso libero arbitrio, ovviamente sono la nostra vita, la decidiamo noi, questi sono aspetti che ci influenzano. E per poter fare un lavoro più completo su questo argomento è assolutamente necessario la data di nascita, e qua penso che tutti quanti la sappiamo, il luogo di nascita e anche qui tutti quanti la sappiamo, il problema può derivare dall'orario di nascita, che questo mette in difficoltà parecchie persone, perché o non la si sa proprio, o con fratelli, cose, i genitori si confondono, non si sa. Il modo, l'escamotage, che ho riscontrato con successo col comune di Vicenza, il comune di Domodossola e lavori in corso per il comune di Oristano, per due mie amiche, è chiedere al comune di nascita l'estratto di nascita. Lo si può chiedere tranquillamente via mail o via PEC, e veramente nel giro di 3-4 giorni rispondono e lì viene riportato, sarebbe la carta dove all'ospedale viene lasciato il documento con cui si certifichi la nascita, ovviamente con l'orario. E con quella avete fatto bingo, si può iniziare a fare un lavoro più completo da questo punto di vista. Perché veramente anche mezz'ora può cambiare tutto. Quindi perché tutto si sposta, tutto si modifica e quindi possono non risultare letture veritiere. Per questo nostro viaggio nei viaggi per lo zodiaco, vi suggerisco di fare particolare attenzione al segno solare, che è quello normale in cui sicuramente tutti quanti noi abbiamo consultato, l'ascendente, che sarebbe come ci vedono gli altri, e la luna, che è il modo in cui esprimiamo le nostre emozioni e gioca veramente un fattore molto importante. In più fate caso se siate nati di giorno o di notte, perché nel caso siate nati di notte la luna assume ancora più importanza del solito rispetto al sole. Io per esempio faccio un caso su di me, io sono bilancia, ascendente bilancia, quindi proprio non, da questo punto di vista vado sul sicuro, però ho la luna in sagittario. Io essendo nata la mattina proprio all'alba, perché sono andata anche a guardare gli almanacchi del giorno, proprio il sole me lo dà che quel giorno spunta proprio il minuto dopo la nascita, quindi siamo lì. Io spesso vengo scambiata per sagittario perché ho degli atteggiamenti, delle cose molto giocose tipiche del sagittario, e spesso vengo scambiata per quel segno. E quindi fate caso a questi elementi perché sono veramente importanti. Poi ovviamente qui parliamo, generalizziamo, quindi sicuramente parleremo di un gemelli che magari è vostro padre e non ci assomiglia per niente, perché vanno visti tutti quanti gli aspetti, insomma. Però sì, in linea generale bel lavoro, secondo me. È importante, infatti... Avete capito che non stiamo parlando dell'oroscopo del giorno, che lascia il tempo che trova, stiamo parlando di influenze dovute appunto a tanti dati della vostra nascita, per cui se anche come me non credete onestamente all'oroscopo del giorno scritto spesso e volentieri anche sui giornali... Ma non ci credo neanche io all'oroscopo del giorno, è talmente generale, impossibile... Ma poi è normalmente provato che spesso e volentieri non sono neanche
esperti quello che scrivono, cioè si cerca di, era stato scoperto poi anni fa che tanti giornalisti si inventavano gli oroscopi del giorno per i vari segni, ma perché mi sembrava anche logico, perché già tutti i giorni, quindi era per fare una precisazione, grazie anche a Sara per questa, diciamo, premessa molto molto importante. In più, una precisazione, sul mio profilo Instagram avevo fatto una diretta con una ragazza che si chiama Ilaria, su Instagram i messaggi delle carte, si chiama, la trovate così. Lei è bravissima di zodiaco, di oroscopo, ne sa veramente a pacchi. Avevamo fatto due dirette sugli ascendenti, su proprio come avere l'ascendente in un determinato segno ci influenzi. Ed è stata talmente brava che una settimana dopo aver fatto questa diretta ero con una mia collega in ufficio, l'ho presa, ho detto aspetta un attimo, secondo me può fare la cavia per il mio recipiente di segni, e guardandola, pensando a quello che era stato detto in quella diretta, le ho detto secondo me tu sei ascendente cancro. Poi sono andata a guardare ed effettivamente era così, quindi ho detto bellissimo, meraviglioso. Quindi per approfondire avevamo fatto queste due dirette di un'oretta ciascuna, dove in maniera avevamo anche citato dei VIP, anche i modi di vestire, caratteristiche anche fisiche degli ascendenti. Per esempio lei mi aveva stupito un sacco, perché quando le avevo detto che fossi ascendente bilancia mi ha chiesto ma sei alta per caso, perché ho notato che gli ascendenti bilancia spesso sono alti. Ho detto caspita sì, e infatti non sapevo che potesse influenzare anche il fisico, quindi anche questo è interessante da verificare. Va bene, direi che allora sono assolutamente unibili a questa serie, quindi mettiamo i link qui sotto in descrizione tranquillamente, oltre che averle citate, se è possibile avere il link li trovate qui sotto in descrizione, se riusciamo a recuperarli, nel senso che se Sara me li passa li metto qui sotto in descrizione. Allora Sara, la premessa hai finito, no? Giusto? Sì. Ok, perfetto. Allora, non ho anticipato nulla, che poi in realtà se vedete il titolo è già anticipato, comunque non ho anticipato nulla nel video, ma adesso Sara ci svela i primi tre segni che andiamo a trattare oggi. Allora, i primi tre segni, andiamo sul classico, quindi seguiamo l'ordine dell'oroscopo, saranno Ariete, Toro e Gemelli. Per renderli un po' più, diciamo, meno astratti, ho pensato di associare per ogni segno il personaggio di un film o di una serie TV. Bellissimo. Alcune sono un po' vintage, però molto nazional popolari, quindi le conoscete. Ottimo. Tutti quasi. Allora, possiamo esordire con l'Ariete, con il personaggio del cuore di Cristiano, che so che non è d'accordo, però per me proprio rappresenta in pieno l'Ariete, che è la celeberrima Tokyo della Casa di Carta. Bravissima, lo so, perché me l'aveva già accennato fuori onda e vabbè. Diciamo che non sono tanto d'accordo per certi lati del carattere di Tokyo, ma va bene, mi fido perché sei tu l'esperta. Allora, gli Ariete, io ho qualche amico Ariete. Allora, d'aspetto sembrano dolci, coccolosi, romantici, che un soffio di vento li porti via. In realtà sono proprio un fuoco divampante e sono anche molto molto impulsivi. Non gli freni assolutamente, hanno qualcosa in comune, sono avventurosi, hanno qualcosa in comune anche col Sagittario, ma se il Sagittario è più giocoso, quasi in maniera allegra, quasi come un bambino, l'Ariete è proprio, cioè proprio parte alla carica e non lo ferma nessuno. Soprattutto l'impulsività è una cosa che ho notato negli Ariete, però hanno un cuore d'oro, sicuramente sono dei validi anche compagni di viaggio, però devi saperti adattare, secondo me, al loro voler, diciamo, tutto è subito in questo momento. Gli salta in testa una cosa adesso, la vogliono adesso, senza tanto star lì a pensare a qual è la cosa più logica da fare. E quindi confermo questa cosa, perché come sa, ho già anticipato, ho viaggiato con degli Arieti ed è proprio così. Sì, infatti può essere difficile gestire un impeto così focoso. Infatti io poi, dopo una bilancia che cerco sempre di mediare, sono rimasta a volte un po', oddio, adesso come posso fare per far andare tutti d'accordo? Benissimo. E ho pensato, per l'Ariete, che comunque ama molto il contatto con la natura, tra l'altro, gli piacciono anche quasi le cose impervie, però non le cose comode. L'Ariete non è un segno comodo, al contrario di un altro segno che vedremo tra poco. E quindi dove potremmo mandare Tokyo in vacanza?
in Italia, perché per ogni segno indicheremo un viaggio in Italia, uno in Europa e uno nel mondo. Bravissima, è più brava di me che non ho dato questa informazione, ma Sara chiaramente era una correzione a me, molto più precisa, appunto, ha già detto, faremo così. Ma perché ho la luna in terza casa, che è la casa della comunicazione, quindi per quello. Perfetto, vai 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 pure, grazie delle informazioni. Allora, per l'Italia, quale meta migliore se non l'Abruzzo? Allora, l'Abruzzo, io da viaggiatrice di mete lontane, perché mi piace andare lontano, io non avrei mai pensato all'Abruzzo come un posto di vacanza. Purtroppo, lo ammetto, è spesso bistrattato, anzi troppo, perché effettivamente finché non ho avuto un'amica abruzzese che mi ha parlato un po' di cosa ci svegli l'Abruzzo, io non l'avrei mai pensato come possibile meta. Sono assolutamente d'accordo. Ascoltando quello che mi diceva lei e guardando un po' di foto, ho scoperto veramente cose meravigliose. Ad esempio, le grotte di Stiffe. Io le ho guardate, a me piacciono un sacco gli ambienti naturalistici, sono bellissime. Abbiamo gli eremi, l'eremo di San Bartolomeo, qualcuno mi corregga la pronuncia, San Bartolomeo in Leggio, in Leggio, non lo so, scavato all'interno di uno sperone roccioso in provincia di Pescara, che quando ho visto la foto sono rimasta a bocca aperta. Oppure c'è Rocca Calascio in provincia dell'Aquila, bellissima. Che io quando ho visto anche lì l'immagine ho detto, ma sembra veramente la trama di un romanzo fantasy. Poi ambientare, io ci sono stato, ho scalato quella roccia di Rocca Calascio. Wow! Io sì, ci sono stato quando sono stato al mare, appunto in Abruzzo, sulla costa dei Trabocchi, e Rocca Calascio, cioè per me potrebbe essere la location di qualsiasi film o serie televisiva fantasy ambientata in qualsiasi epoca del fantasy, perché è meravigliosa. Infatti concordo in pieno. Poi è proprio questi paesaggi, molto verde, bellissimo, appunto come al mare, con la costa dei Trabocchi, come hai già citato tu, oppure non conoscevo il canyon, le gole di Aielli. Non le conosco nemmeno io. Che anche quello è un canyon di cui non avevo mai sentito parlare, e anche lì ha delle immagini veramente pittoresche. Poi altri luoghi da citare, potrei andare avanti fino a domani, ho anche il Parco della Maiella, il Lago di Scanno, è uno delle mete classiche. E secondo me un ariete in Abruzzo ci andrebbe veramente a nozze. In più, tra una scorpacciata di arrosticini e l'altra, che ne so qualcosa perché ho i colleghi abruzzesi, non si disdegna mai, il vino non ne parliamo. Bellissimo. Poi sapete che gli arrosticini sono solo l'antipasto, fondamentalmente, un po' come le olive al nord, l'arrosticino, cioè non viene data la ciotolina in zone abbastanza rurali e quindi verdi, appunto giuste per l'ariete, non viene data la ciotolina con le patatine e le olive, ma viene data un piattino con gli arrosticini. Io quando ho visto questa cosa mi sono innamorato dell'Abruzzo per quello, in primis proprio, è stato uno dei primi motivi. Sto parlando di zone rurali, chiaramente se vai al mare o così è più, diciamo, VIP, più fashion, però è giusto, è giusto. Oh, bello, non lo sapevo, motivo in più per andare anch'io in Abruzzo. Poi per la meta europea, un'assonanza con l'Abruzzo, sempre un qualcosa di un carattere proverbialmente forte, mi viene la parola aspro, ma ovviamente non in senso negativo, proprio qualcosa che arde, qualcosa che non lo smuoverai mai. Io ho pensato per l'Europa ai Paesi Baschi. Ci stanno alla grande. Che i Paesi Baschi è purtroppo anche quello un luogo dove ancora non ho avuto il piacere di passare, ma anche quello ha dei paesaggi che sono meravigliosi. Per andare a visitare le città c'è l'imbarazzo della scelta, da Bilbao, San Sebastian, che sono le più famose.
No, e poi comunque tu c'è anche visitate, tutta... giusto? Sì, Bilbao e San Sebastiano, San Sebastian, credo che sia forse meglio dire San Sebastian, non vorrei dire cavolate, però mi sembra che sia così. Credo che oltre a queste zone bellissime, perché poi ci sono, alternano zone verdi a zone collinari barra montagnose, molta natura, il mare dirompente che è quello del nord della Spagna, che praticamente è Oceano Atlantico, e... io credo che ci sia anche tutto il discorso della cultura basca, che quindi ci sta alla grande con sì. Quello che dici tu, per l'amor di Dio, gentilissime e tutto, ma sono persone un pochino burbere in certe situazioni, soprattutto quando gli dici qualcosa che contro quello con cui pensano, ecco. Perfetto, allora secondo me è proprio l'ambiente da Ariete, perché poi gli Ariete tendono anche di punto in bianco a isolarsi. Magari sono lì che fanno, siamo lì tutti insieme nel gruppo e quant'altro, però all'improvviso ti smorzano con una parola e si chiudono e li devi lasciare lì. Quindi per me, secondo me è perfetto da Paese Basco, proprio allora me lo stai confermando se anche l'indole sì, è quella. Sì, assolutamente. D'altra parte anche la nostra Tokyo ogni tanto, prima sparava a zero e poi si richiudeva in fase riflessiva, non puoi non negare. In fase riflessiva Tokyo è... riflessiva, rimuginante, diciamo, rimuginante. Questo per chi ha visto La Casa di Carta, perché se no guardatela, perché almeno la prima serie, poi Sara mi potrebbe anche interrompere la diretta qui, almeno la prima serie è una bellissima serie, e successivamente tendiamo a telenovelizzare un po', se posso usare un termine che non esiste. Va bene, andiamo avanti. E anche per citare un altro posto famosissimo dei Paesi Baschi, che sicuramente tutti avrete sentito nominare, è Guernica. Sì. Guernica, come il celebre quadro di Picasso che ritraeva appunto la città bombardata nel 1937. Pare che quando qualcuno abbia visto quel quadro abbia detto: ma che cos'è questo disastro? E questo è quello che avete fatto voi, proprio per simboleggiare la denuncia verso quella che era la guerra. E questa è una città a mezz'ora da Bilbao, anche quella sicuramente caratteristica e da visitare per quando un Ariete si troverà, Ariete, accompagnatori dell'Ariete si troveranno in zona. Vero, non ho visto il paese di Guernica, ma ho avuto il piacere di vedere tutte le volte che sono andato a Madrid, le 5 volte che sono andato a Madrid sono andato a vedere la Guernica, per cui è uno dei miei dipinti preferiti ed è abbastanza straziante come dipinto, cioè cominciare a guardarlo da sinistra verso destra è qualcosa di straziante, perché ci vuole del tempo, perché è decisamente grande la Guernica. Sì, è gigante, infatti occupa tutta una parete, non sembra vedere le foto nei quadri, però è proprio così. Benissimo. Io adesso volevo anche dire dove la si trova, ma non voglio dire una cavolata, perché mi sbaglio sempre se è al Thyssen-Bornemisza, credo, o alla Reina Sofia, ma credo al Thyssen. Non me lo ricordo neanche io. No, ma direi che è al Thyssen, però... o uno dei due a Madrid, non al Prado, non in uno nel museo più importante, ma o al Reina Sofia o al Thyssen, ma è al 99% al Thyssen. Sì, sono perché infatti anche io ero andata al Prado pensando di trovarlo lì, invece poi con sgomento ho detto no, dobbiamo andare nell'altro museo, invece meglio perché così li giri tutti. Giusto. E quindi meglio poi così. Sono anche vicini fra i due, quindi non è un problema. Infatti. E mentre, dove mandiamo un Ariete in giro per il mondo? E quindi ho pensato al Sud America e all'Argentina, dove, racconto questo aneddoto di famiglia, io ho due zii che sono proprio dei giramondo, ma proprio sono stati ovunque, sia col camper che oltreoceano, e quando qualche anno fa mi dissero, no, stiamo preparando il viaggio invernale per andare in Argentina, io rimasi un attimo così, perché insomma, gli zii di 60 anni, l'Argentina e Sud America, si pensa sempre che sia il posto per fare festa dalla mattina alla sera. Infatti rimasi un po' così. E mia zia mi disse, no, guarda, è bellissimo, cioè, sono questi posti. Fece vedere un po' di cose da internet, effettivamente. E infatti poi mi ha mostrato al ritorno dal viaggio tutte le foto di questi paesaggi naturalistici bellissimi. Allora, al di là della città, uno vuole fare festa, vuole vedere un po' di cose, Buenos Aires, ottimo, perfetto, però pensiamo anche a
la Patagonia, che quella è proprio l'emblema dell'Argentina, che quando si pensa all'Argentina, io, a me non verrebbe mai in mente, è stato cercando un po', ah cavolo, sì, effettivamente si trova proprio lì, dove anche ci sono la penisola di Valdés, dove si possono vedere le balene, è proprio, secondo me, un paese dove ce n'è per tutti i gusti, sia per fare un po' di festa sicuramente, ma anche proprio per ritrovare il contatto con la natura, al di là di paesi contemplativi, cerebralmente contemplativi, però proprio con dei paesaggi che altrimenti non si vedrebbero e secondo me potrebbero essere molto consoni alla natura dell'Ariete. Direi che proprio di così sì, visto. può scegliere tra essere, per assecondare il suo carattere focoso o essere più contemplativo. Aggiungo soltanto che credo che l'Argentina sia uno dei paesi, se non il paese più sicuro del Sud America. Sud America ha qualche problema di sicurezza nei, nei viaggi in questi paesi, Brasile per esempio, che è super quotato ma comunque ha una sua pericolosità in alcune zone. L'Argentina invece è uno dei paesi più tranquilli e sicuri al mondo, anche per chi vuole viaggiare in solitaria, anche donne che vogliono viaggiare in solitaria, non che ci sia molta differenza se sei solitario uomo o donna, ma comunque è un paese che a livello proprio di tranquillità non ha nessun problemi, ecco. Bellissimo, infatti penso che tutti quanti noi a questo punto dovremmo guardare il nostro albero genealogico in cerca dei parenti emigrati in Argentina da andare a trovare perché li vogliamo conoscere una volta nella vita. Anche E perché io siamo mi. molto amati, quindi l'italiano, proprio perché fa parte di loro, è molto amato. Quindi dobbiamo cercare questi parenti persi in Infatti, Argentina. sì, assolutamente, assolutamente. Infatti, soprattutto nel nord Italia, in Veneto, soprattutto tantissimi, cioè proprio il luogo dell'emigrazione era l'Argentina. E quindi io ho anche i parenti in Australia, devo dire, però e ancora non sono andata a visitare né gli uni né gli altri, devo rimediare. Gravissimi errori, ecco. Infatti, infatti. E con questo abbiamo concluso i 3 viaggi dell'Ariete che ne avrà un po' da fare, secondo noi. Anche secondo me. Dopo queste indicazioni, possiamo passare al toro. Allora, il toro è un segno che io amo tanto, con cui tanti dei miei amici più cari sono del toro, perché il toro è il segno, diciamo, buono per eccellenza. Poi ha un senso dell'ospitalità. Io sfido chiunque ad andare a casa di un toro e non sentirsi proprio accolti, coccolati. Poi ai toro piace spesso cucinare, sono bravissimi cuochi. E proprio sono confortevoli. Il Che classico bello. toro è seduto sul divano che si mangia qualcosa guardando Netflix. Questa è un'espressione che era stata usata durante la nostra diretta con Ilaria e io lì ci ho fatto caso, proprio ho pensato che è proprio una caratteristica dei toro. Infatti la mia cara zia preferita è del toro e confermo in pieno quando vado là, è proprio ti senti avvolto da questa, come da una coperta calda. Quindi vi consiglio tanti amici toro, nel caso non ne abbiate, procurateveli perché vi faranno felici sicuramente. Compreremo degli amici toro, degli amiche Esatto. toro. Un personaggio di una serie TV, secondo me, toro, è dalla serie Una mamma per amica, ho subito pensato a Suki. Allora, ci sono le due protagoniste, che sono appunto mamma e figlia, e poi c'è Suki, che è la migliore amica della mamma, diciamo, che fa la cuoca nell'albergo dove lavorano. Ed è proprio la classica ragazza sempre allegra, che sta lì a cucinare, che si preoccupa, oddio, ma il menù non è buono, ma gli ingredienti non sono freschi, le verdure migliori, proprio perché vuole che le persone stiano bene intorno a lei. E secondo me proprio, infatti anche già il personaggio, l'attrice che lo impersona è veramente, ah, cioè, ti senti proprio avvolto quando la vedi, secondo me rappresenta in pieno il toro. Mi Il fido toro perché piace. conosco la serie, ma non l'ho seguita, quindi non No, ho non va bene. ben Allora vai a guardare, guarda almeno una puntata per conoscenza, dopo queste preziose indicazioni, chiaro. Assolutamente sì. una puntata per conoscenza. Dove mandare un toro in Italia? Io per il toro in Italia ho pensato alla Sicilia, dove tra arte, cultura, cibo, penso che un toro non potresti farlo più felice.
dalla spiaggia al mare. Io il primo mare bello che abbia visto in vita mia è stato proprio in Sicilia, perché io abitando in Veneto, vi lascio immaginare la costa adriatica come sia, io quando ho visto il mare di Siracusa sono proprio... era la spiaggia San Lorenzo, provincia di Siracusa, e sono rimasta estasiata. E il mangiare, cosa lo diciamo a fare? La cultura, poi... proprio la bellezza, poi anche la lentezza, sicuramente ci sono ritmi meno frenetici di qua, è proprio, ah, mi alzo con calma, vedo cosa ho voglia di fare, vado di qua, bene, vado di là, ma ci penso con calma. Poi giustamente la maggior parte delle persone che sono andate, che conosco, che sono andate a fare anche degli on the road in Sicilia, tutti dicono, beh, mi sono sentito come a casa, cioè, quindi sì, vuol dire che forse per il toro è perfetto, anche lui, esatto, ha questa cosa qua di ricrearsi delle case in giro. Io la Sicilia ho avuto la fortuna di girarla un po', sono stata a Catania solo di passaggio, poi la zona del Ragusano, noto, il barocco, Modica, stupenda. Poi a Modica è famosa per la cioccolata, quindi perfetto. Siracusa, Ortigia, sono stata a Palermo e adesso ci devo anche ritornare appena sarà possibile. E ha dei, proprio dei posti bellissimi. E poi le persone super accoglienti, quindi proprio ci si sente proprio a casa. Infatti devo andarci anch'io, perché anch'io, io invece proprio ammetto, come già chi mi segue lo sa, ho fatto poco e nulla della Sicilia, ho fatto un po' di zona di Catania, aia, aia, male e mi manca tutto ciò che hai detto, solo un po' di zona di Catania, poi le isole Eolie, per cui stop. Ah, vero, anche io sì, come ho potuto dimenticare, sì, sono stata a Lipari, anche quello è stato, mi è piaciuto tantissimo. Sì, vabbè, sono bellissime, però mi manca tutta l'isola, a parte la città di Catania, quindi è proprio tutto ciò che hai nominato mi faceva sbavare, sia per il pensiero del cibo, ma anche per il pensiero del barocco, di tutte queste cose che io adoro, quindi... Poi per il viaggio europeo del toro, qui ho pensato a due mete, non sapevo cosa scegliere e quindi le citerò tutte e due. Cita, la prima, cita, è che qui torniamo in Spagna con l'Andalusia, okay, perché anche lì l'Andalusia è verissimo, è tranquilli e ti alzi con calma, è quello, e poi c'è tantissimo da vedere, Siviglia, Granada, io proprio dell'Andalusia sono innamorata persa. E anche lì è proprio una vacanza, un viaggio all'insegna della comodità, poi è tutto meraviglioso, anche qua il mangiare proprio è, cosa ci diamo a fare, è un posto che anche io amo tantissimo. Ah, tra parentesi, ho consultato tutte persone corrispondenti ai segni zodiacali chiedendo conferma dei viaggi in cui avevo pensato, questi in particolar modo per il toro sono stati tutti accolti in maniera super entusiasta. Quindi ho detto, vabbè, oh bene, ho proprio capito la natura del toro, allora. Beh, bellissimo. No, poi l'Andalusia sono assolutamente d'accordo, perché comunque la conosco bene invece in questo caso, e quindi posso confermarti tutto ciò che hai detto, dalla bellezza ma anche dall'accoglienza, da, secondo me, visto quello che hai descritto del toro, ci sta alla grande. E un'altra meta europea per il toro è la Provenza. Okay, la Provenza... La conosco meno. No, non puoi dire così. No, male, l'ho visitata, ma anche lì ho fatto un giro molto veloce. Quindi anche la classica maison d'hôte, che poi questi tipo bed and breakfast, ma hanno una classe, uno stile, ma sono particolarissime, le trovi solamente lì. E poi la Provenza, e la lavanda, il sole, il vino, c'è proprio il classico itinerario enogastronomico, è perfetto. Io ho girato, sono stato due estati di fila in Provenza, ed entrambe le volte è stato veramente bello. Ha tantissimi paesini caratteristici di cui non ci stancherebbe mai nessuno, credo. È proprio da assaporare e da respirare, perché ha di quei profumi che si trovano solo lì, secondo me. È proprio una parte di mondo, una delle mie preferite probabilmente. Infatti ho lavanda dappertutto anche. Non lo sapevo questo. No, non lo sapevo. Sì. Anche dalle chiacchiere che abbiamo fatto, eccetera, non era mai venuta fuori questa cosa. Bene. Sì, infatti tra l'altro mi è venuto in mente adesso che per una mia amica avevo scritto un articolo per il suo blog, qual era il posto del cuore, l'avevo scritto 2-3 anni fa e avevo scritto la Provenza. Perfetto. Il problema è che poi mi inibisco sempre perché non so il francese, quindi
mi rovina un po' tutta l'atmosfera, però mettermi lì in contemplazione è proprio bellissimo. Poi, di paesi bellissimi, mi ricordo, poi a me piacciono tutte le cose strane quando sono in viaggio, in Provenza non mi ricordo assolutamente il nome del paese, ero andata a vedere le rovine del castello di De Sade, che dove lo scrittore, il povero scrittore che aveva finito la sua vita in manicomio, visto i suoi romanzi decisamente scabrosi già per il giorno d'oggi, figurarsi per l'epoca, gli abitanti del paese avevano gentilmente raso al suolo il suo castello, dove si vedono ancora, si possono vedere ancora le rovine con tanto di targa, questo era il castello di De Sade, quindi avevo fatto tappa per visitarlo. Beh, bellissima, bellissimo, bellissima nota a margine. Esatto. Infatti i viaggi di nicchia. Abbandoniamo l'Europa per il toro, anche qui a prima vista questa è una meta che mi è stata suggerita, e io ho detto, ma stai scherzando, ho detto, ma perché proprio questo paese? Eh sì, perché? E dopo la spiegazione ho detto, mi hai convinta, il paese è il Messico. Anche qui, quando si parla di Messico, si pensa festa, 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 e basta. In realtà, tra l'altro ho chiesto proprio a una mia amica, il Messico l'aveva scelto per il viaggio di nozze, quindi il classico resort in riva al mare, dove si mangia bene, dove si va, si fanno le escursioni per andare a vedere la storia del paese e quant'altro. Anche qui un posto molto rilassante. E le è piaciuto così tanto che ci vuole ritornare a tutti i costi. E infatti mi ha parlato anche lì di quanto ha mangiato, proprio anche io, uno dei miei ristoranti preferiti a Vicenza è un ristorante messicano, e io adoro la cucina messicana, e anche a casa di questa mia amica, lei un paio di sere abbiamo fatto la cena messicana perfetta. Io credo che proprio la cultura del cibo in Messico sia predominante in quasi tutte, quella che hai citato tu sostanzialmente lo Yucatan, visto che è anche molto turistica eccetera, credo che sia molto importante, la maggior parte, cioè la grande storia del paese è lì con le varie piramidi e così via, però è chiaro che il Messico è grande, ma secondo me c'ha un filo che lo lega a tutte le regioni, da quella di Città del Messico all'Atlantico, a Baja California, eccetera, eccetera, che è appunto il cibo. Il cibo per loro è fondamentale. Io le poche volte, non ho conosciuto tanti messicani o messicane, ma le poche volte che ho avuto modo di fare delle chiacchiere con loro, sono molto italiani, si parla solo di cibo, cioè loro parlano, sono cibocentrici, veramente, se vogliono, anche soprattutto hanno, poi ti lascio continuare, ma volevo dare una curiosità, soprattutto hanno quella voglia intensa di sfatare in realtà la cucina messicana Tex-Mex, quella che mangiamo anche noi, cioè le fajitas e qua e là, che in realtà... Sì e no, quella è cucina Tex-Mex, quindi cucina del sud degli Stati Uniti più che altro, per cui la loro cucina è derivante da quella, ma è molto più completa, molto più complessa, molto più tutto, ecco. E infatti anche lì meta perfetta per le persone comode come sono i toro, che si troveranno benissimo, infatti confermato anche dopo che questa mia amica mi ha suggerito questa meta, l'ho testata sulle altre amiche toro e tutte sono state concordi, no bellissimo bellissimo, ok perfetto, ho detto perfetto. Abbiamo la nostra meta internazionale per il toro, quindi Messico per il toro. Sì, e con questo possiamo passare ai gemelli. Okay. Che è un segno completamente diverso dai primi due. Ai gemelli, allora, i gemelli godono di cattiva fama. Vero, perché ammetto. Si dice spesso che siano il classico segno volta faccia, che abbia due personalità, che ti pugnalino alle spalle e quant'altro. Sinceramente non ho mai notato questa cosa più come attitudine personale, purtroppo anche no, di qualsiasi nemmeno altro io, segno. Nemmeno quindi... io. Però ti confermo che, sai, ma forse perché sono gemelli, cioè gemelli, il doppio, e allora sì, erroneamente dici, vabbè, sei falso, eccetera. In realtà no, io non sono nemmeno gemelli, io purtroppo anticipo che in queste puntate il mio segno sarà verso la fine, quindi purtroppo devo aspettare. Ma non vai. la tua luna viene prima. No, però. Hai ragione, la mia luna viene prima, però non è purtroppo in questa prima puntata. E ai gemelli, soprattutto chi ha la luna in gemelli, ho notato piace chiacchierare tantissimo,
Cioè, sarà veramente difficile riuscire a farli stare zitti, chi ha la luna in gemelli soprattutto, perché ha sempre qualcosa da dire e anche le spiegazioni vanno molto per le lunghe. Però è un segno molto... Allora, in genere piuttosto solare, però anche per i gemelli un po' più riservati, ho una mia amica gemelli che è piuttosto riservata, sta sulle sue, però ha un'ironia, ragazzi, che quando parla, dice la battuta, cioè ti rovesci da ridere. Quindi sicuramente un gemelli lo noti, difficilmente un gemelli sarà lì chiuso in un angolo come la baby del celebre film, perché di sicuro avranno qualcosa da dire, avranno qualcosa per farsi notare, garantito. Tant'è questa che citazione a Dirty Dancing piacerà a tanti. Tant'è che un personaggio secondo me proprio gemelli, qua facciamo un passo indietro sulle serie TV di qualche anno, direttamente da Desperate Housewives, Gabrielle Solis. Gabrielle Solis è una delle quattro casalinghe disperate, dove lei a prima vista sembra proprio la più svampita del gruppo. Lei faceva la modella finché non si è accasata con un miliardario. E solo poi lì sono iniziati i problemi. Anzi, anche prima in realtà, perché è comunque un personaggio anche, si vede dal, lo si fa vedere da un'infanzia veramente tormentata. E però comunque sempre molto solare, molto chiacchierona, molto allegra, e le piace mostrarsi, quindi le piace proprio i posti scintillanti, per certi versi simile al leone ma con una sfumatura diversa. Quindi quali mete migliori dei per i gemelli se non le mete classiche da jet set? Quindi per l'Italia un gemelli mandiamolo a Roma. Nella città eterna non potrà che trovarsi benissimo uno sfavillante gemelli. Poi con tutto quello che c'è da visitare, tutto quello che c'è da fare, secondo me si troverebbe benissimo. È proprio l'ambiente adatto per un gemelli che non sta mai fermo, ha spesso qualcosa da fare, anzi sempre qualcosa da fare, qualcosa da dire e anche qualcosa da imparare. Quindi tanta bellezza sicuramente farà il caso suo. Okay. Nella città eterna quindi troverà Roma. E adesso ti metto in difficoltà, a questo punto tu mi hai parlato di jet set eccetera, e se ti chiedessi Milano potrebbe andare bene per un gemelli o no? La stavo per citare infatti okay. Stavo per dire, l'ho pensato proprio adesso, non l'avevo scritto, però mentre mi ascoltavo proprio ho pensato anche infatti Milano, perché hai parlato di jet set, queste cose qua. Ora se prendiamo forse la Milano degli anni 80, la Milano da bere, era solo lavoro. Ora però Milano è veramente una città, secondo me, che vive, e anche sulla moda vive, ma cioè, ha sempre vissuto, però ha rimesso a posto quartieri, ha fatto tante cose, quindi assolutamente tutto quello che è la città eterna ce lo metto, perché è assolutamente giusto. Però forse anche Milano. Sì, confermo, infatti stavo anche io per aggiungere proprio Milano, la variante nordica. E ci sta, per un gemelli lo farete felice. Perfetto. Però attenzione, perché vi chiederà ogni 3x2 di fare foto, sappiatelo. Un po' come per il leone sempre, quindi vi troverete sempre a fargli foto in pose più o meno complesse. Per l'Europa non sapevo cosa scegliere, quindi le ho messe entrambe. Quindi ho messo Barcellona, sì, per lo spirito assolutamente movimentato di Barcellona, perché Barcellona non ha bisogno di presentazioni, ci sono stata 2 o 3 volte, non me lo ricordo, ma comunque ci andrei sempre. Quindi è proprio una città allegra, dove c'è sempre qualcosa da fare, sempre. Poi a me l'architettura catalana piace da morire. No, poi esteticamente è bella, è una città bella. Sì. Cioè, Gaudì ha fatto di tutto e di più, ma non solo, anche la parte moderna, diciamo il nuovo porto, la Barceloneta. Cioè, è una bella città, ecco. E pensa che la prima volta, talmente è famosa per questo lato così festaiolo, che io mi ci sono trovata ad andarci contro voglia, pensando non mi piacerà, sarà orribile. Naturalmente quando arrivata dalla, io ho ancora la scena in mente, arrivata dall'aeroporto, metro, stazione della metro, quella proprio davanti casa Batlló, mi sono ritrovata a casa Batlló davanti. Ho i brividi anche solo adesso a pensarci, quindi bellissima, magnifica. E insieme a Barcellona un gemelli non può che trovarsi bene a Londra. A Londra sì, ce n'è per tutti i gusti, e penso che comunque sia una meta adatta un po' a tutti quanti.
Però per un Gemelli, con tutto quello che c'è di bello da vedere, da mostrare, si troverà molto bene. No, anche ci penso... Ci sta, è la città sofisticata, ci sta. Sì, e poi anche con la storia affascinante di duchi, re, regine, infatti, anche quello fa il caso di un Gemelli, è proprio fa il caso suo. Sì, sì, ci sta, e la anche... grande... Poi vabbè, lì Spezia, io non sono anche qua, dicevo, non sono Gemelli, però del mio amore per Londra è noto, ormai non è. È proverbiale. Anzi, accompagnerò qualche Gemelli, se vuole andare, andrò a far vedere Londra nelle parti veramente belle di Londra. Potresti fare poi gruppi di accompagnatore turistico, secondo dei segni zodiacali, andiamo nelle mete. Apriamo una startup, Sara, su, finita questa serie, apriamo una startup di viaggi, vedi, esatto, secondo il gruppo, secondo il segno, scusa. Dove in teoria poi si crea un gruppo più o meno con le stesse caratteristiche, dovrebbe essere più facile da gestire, in teoria. Sì, in teoria poi, infatti. Poi in teoria... Dovrai poi fare anche, cioè, però sai, tutti di un segno, magari sarebbe bello poi mischiare le persone e creare il gruppo perfetto con la destinazione perfetta. Ma allora, poi gli facciamo una cosa tipo la Grande Fratello, vediamo gli effetti, perché magari un leone che piace mostrare quello che fa, con un capricorno che in genere sono seriosi, sono anche staccanovisti, potrebbe essere un interessante esperimento studio sociale. Sociologico proprio, questo è meraviglioso, bellissimo. E se adesso facessimo prendere l'aereo a Gabriel Solis per la meta internazionale dei Gemelli, secondo me l'avreste già capito tutti, New York. New York è questa era proprio... facile, questa era facile però, eh. Sì, questa è per un Gemelli, secondo me, la meta dove potrà esprimere al meglio se stesso. Dove se è un Gemelli un po' più introverso, già trovarsi in un posto così grande, così... variopinto, così vario, avrà talmente tante cose da vedere e poi da raccontare che perfetto, mentre se il Gemelli canonico, dove piace essere sotto le luci della ribalta, anche qui ha trovato pane per i suoi denti. La nostra Gabrielle, infatti, se non ricordo male, arrivava da New York, dove faceva la modella là. E infatti lei rimpiangeva i bei tempi andati in cui andava a feste, sfilate e quant'altro prima di trovarsi nel quartierino di Wisteria Lane, insieme alle altre casalinghe disperate, sì, diciamo... che però insomma non hanno la vita piatta di uno stereotipo di una casalinga. No, decisamente, assolutamente no. Una serie comunque che consiglio a tutti di vedere perché ha fatto storia delle serie televisive, di là che vi piaccia o meno il soggetto e la storia in sé. È una serie da vedere, assolutamente. Così conoscete anche la protagonista dei Gemelli. Esatto, infatti, che è la mitica Eva Longoria, che sicuramente già non passa inosservata di suo, ma sotto, mentre fa il recita questa parte, proprio dal meglio di sé, secondo me. Chissà lei di che segno è, dovrà andare a guardare. Non sono così informato, ripeto, rinnovo la mia ignoranza in queste cose. E con questo i nostri primi tre segni sono in vacanza e ne avranno anche per un bel po', secondo me, quindi anche, ci siamo. Anche secondo me. Allora, io vi dico una cosa, un paio di cose. Allora, la prima è che se siete di uno di questi tre segni o sapete già, avete fatto il tema Natale, giusto? Ho detto giusto? Sì. Tema Natale. E sapete che magari la vostra luna è in uno di questi segni e magari vi siete ritrovati o avete delle curiosità, mi raccomando, i commenti sono qui sotto, lasciate un commento, sicuramente Sara vi risponderà al commento e vi darà qualche consiglio. Quindi Ariete, Toro e Gemelli, quelli che abbiamo visto stasera. La prossima puntata, come ha detto Sara, andremo in fila, quindi non lo so perché sono ignorante, non mi ricordo mai quali saranno i prossimi tre segni. Cancro, Leone e Vergine. In tutto questo Leone. Spero di averli detti giusti perché non mi ricordo mai in ordine neanche io, quindi in realtà ho riso ma bleffando perché sì, Cancro, sì dai, dovrebbero essere giusti, sono loro, confermo. Ok, sì, perfetto, così abbiamo... perfetto, così questi tre segni per la prossima volta, quindi non perdetevi la prossima. Uno di questi tre segni c'è anche la luna di Cristiano, il quale poi ci dirà se troverà delle assonanze o meno. Anticipazione spoiler questa, incredibile. Sì. No, io so qual è la mia luna, perché cioè, lo so, faccio
faccio il figo, dico quello so, ma me l'ha poi detto Sara un mese e mezzo fa quando mi ha chiesto la data di nascita, perché io, cioè l'ora di nascita, perché io sapevo incredibilmente il mio ascendente, ma non sapevo assolutamente la luna, e non sapevo che fosse così importante, perché anche quella mi ha dimostrato quanto è importante, quanto è vero. Infatti non vedo l'ora di arrivare poi anche al mio segno, perché voglio poi vedere un po' tutte le destinazioni. Detto questo, io ringrazio. Sarai esaudito. Perfetto. Io, detto questo, ringrazio tanto Sara per la sua disponibilità in questa nuova serie. Ripeto, se avete grazie domande. Grazie a te per l'idea, è stata bellissima. Quando mi hai scritto, ho detto no, è bellissimo, troppo bello. Dio, che ansia da prestazione. Beh, ma lo faccio lo stesso, tanto si studia. Super tranquilli, ed è una serie, secondo me, che andrà via come il pane. Poi faremo anche una diretta, sicuramente, alla fine. Comunque, a disposizione. Ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, la serie vi piace, lasciate un pollice in su, così cresce anche il canale e mi fate tanto tanto felice. E se non siete ancora iscritti al canale, ultima occasione per questo video, faccio una sorridente che vedi qui sotto, che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare, e anche la seconda puntata, la terza puntata, la quarta puntata di questa serie di Astri in Viaggio. Ciao Sara e alla prossima. Grazie mille, ciao.